legale d'Europa, perché oggi, e non da moltissimi anni, è possibile l'iscrizione sia all'Ordine degli Avvocati qui di Ancona. Io nasco ad Ancona e ho appunto il mio studio storico qui ad Ancona, anche in tutto il resto d'Europa, quindi sono iscritta all'Ordine degli Avvocati di Praga. Sono 25 anni che svolgo la professione legale, però durante gli ultimi 6-7 anni ho avuto la chiara percezione, che poi è diventata una certezza, che la mia attività avrebbe dovuto cambiare. Infatti, al di là dell'attività dell'avvocatura più tradizionale, che naturalmente continuo a svolgere nello studio di Ancona e a Roma, e mi occupo naturalmente di diritto di famiglia, di proprietà, di diritto di proprietà, di previdenziale, di materia del lavoro, di diritto amministrativo, mi ero reso conto che per essere un buon legale d'impresa, come tanti anni fa mi aveva anche insegnato il mio maestro, presidente appunto dell'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa, il professor Ermanno Cappa, avrei dovuto cambiare e mettermi al servizio degli imprenditori, cioè creare con il loro impegno e le loro capacità dei veri risultati. Cioè i miei imprenditori avevano bisogno ed hanno bisogno di servizi e di soluzioni reali. Il gran numero delle procedure pendenti di fronte ai nostri tribunali non consente più a noi legali di intervenire e di essere effettivamente operativi a fianco alle aziende, di essere insomma virtuosi, di poter tutelare fino in fondo le nostre aziende, che molte delle quali purtroppo risentono di questa crisi feroce. E allora ho deciso insieme ai miei collaboratori, e la decisione, potete capirlo bene, non è stata così semplice, di allontanarmi dalle procedure concorsuali che, seppur remunerative, diciamo così, usando in questo caso una bruttissima espressione, però non poteva costituire il focus della mia attività legale né della nostra attività legale, quello che con i miei collaboratori condividiamo. Per cui per vari motivi sono giunta a Praga, per alcuni anni ho cercato di capire questa città e questo paese che mi stavo ospitando e, che dire, me ne sono innamorata. L'esigenza di aprire uno studio a Praga è stata dettata anche proprio dai miei clienti italiani, che sono passati dal conferirmi prima un incarico di redazione di pareri, e quindi cercando di capire le soluzioni a delle specifiche questioni, poi mi hanno richiesto una fattiva assistenza in loco e per la costituzione di loro società e di quant'altro. E quindi hanno richiesto la mia presenza anche come diciamo legale di fiducia per operare un raccordo con diverse figure professionali. Al di là della indiscutibile bellezza di questo paese, di un'eccellente qualità di vita, ho percepito un valore che era quello della libertà d'impresa, che è quello che rappresenta un po' ora questa nazione. Pensate che quando mi sono iscritta all'Ordine degli Avvocati di Praga, sono arrivata di fronte alla segretaria con un papier di domande. Vedo qui un collega che saluto e ringrazio, che è il nostro presidente dei giovani avvocati, l'avvocato Fusario, e ero già pronta, Mario, con un elenco, no, di richieste, di domande, eccetera, ed ero assolutamente intimorita. Dopo nemmeno un paio di minuti, il segretario mi ha detto: avvocato, si tranquillizzi, perché la sua professione è una libera professione, il rispetto è quelle delle regole deontologiche che lei, essendo già avvocato per me da tanti anni, conosce perfettamente, che la richiameremo, però è una libera professione.